Questo non sarà un video della serie come tutti gli altri. Non sempre le storie d'amore vanno a finire bene. E questa sarà una storia molto triste. Ciao a tutti, sono Alti di Pura Fibra Italiana. Ognuno ha una storia da raccontare. E in questo video vi racconterò della triste storia di come una ragazza mi ha fatto completamente perdere la testa. E questa ragazza non è di Padova, abita altrove ed è venuta per una settimana insieme ai suoi genitori a casa di suo cugino, che guarda caso è un mio grande amico, che per questo video tra l'altro chiameremo Jimmy. Io in quei giorni stavo proprio aiutando Jimmy a conquistare una ragazza che gli piaceva molto. Per far sì che Jimmy si vedesse con questa ragazza, Jimmy aveva organizzato una festa a casa sua. E la sera prima della festa, parlando su WhatsApp, Jimmy mi ha detto che sua cugina insieme ai suoi genitori è venuto da lui e che starà da lui per una settimana. Chiaramente questa ragazza, non conoscendo nessuno, si sarebbe sentita a disagio. Jimmy sa che io sono una persona che invece vuole far sentire le persone a proprio agio. Di conseguenza mi ha chiesto di far star bene la cugina e di farla sentire, diciamo, parte del gruppo per questa settimana in cui sarà qua con noi. Anche perché gli altri sono dei molestatori e non si sarebbe fatta una bella idea di Padova e della compagnia di suo cugino se fosse stata, diciamo, trattata bene dagli altri. Mi ricordo la prima sera che ci incontrammo. Eravamo tutti seduti intorno ad un tavolo e lei era proprio davanti a me. Non era proprio per niente il mio tipo di ragazza ideale. Aveva dei bei capelli, cioè della lunghezza che comunque può andar bene, ma non del colore che mi piacevano, e non aveva tette. Non ha attirato particolarmente la mia attenzione fisicamente. E mi ricordo anche che quella sera lei non parlò praticamente mai. E quando tutti andarono via rimanemmo io, Jimmy, sua cugina e la tipa con cui Jimmy ci provava. Era mezzanotte. E vi dico solo che siamo stati fino alle 3:30 di notte a parlare di qualsiasi cosa noi quattro. Finalmente sentì la sua voce, finalmente iniziò a parlare. Era divertente perché parlava in modo strano, con il suo accento del posto in cui abitava e con qualche termine strano, qualche usanza e modo di dire strano che da noi non si usa dire. Ho capito che era una ragazza sveglia e mi sono accorto che ogni volta che parlavo lei pendeva dalle mie labbra, aspettava di sentire quello che io avevo da dire e mi fissava sempre, mi guardava sempre. Ogni volta che io distoglievo lo sguardo e magari tornavo a guardare verso lei, lei stava guardando me. Tanto che a una certa, tra ridere e scherzare, dicevo: dai, basta guardarmi sempre. Le ho fatto domande sul luogo in cui viveva, su come si stava trovando qua a Padova, come le sembrava Padova, insomma le ho chiesto un po' come si stava trovando ed era così facile parlare con lei. Alle 3 di notte ci rendiamo conto che forse si è fatto troppo tardi e quindi era il momento di prendere la macchina e di andare a casa. Qualche sera dopo tanto saremmo andati in discoteca con la compagnia, quindi ci saremmo visti tutti insieme di nuovo e quello sarebbe stato l'inizio della fine. E adesso vi spiego. Quella sera io ero davanti alla discoteca ed ero arrivato tra i primi quando la vedo avvicinarsi da lontano verso di me, puntando proprio verso di me. Mi saluta e mi chiede chi è la persona che ha la seconda parte della mia collanina, che ora riuscite a vederlo bene è un puzzle. Nessuno gli ho risposto perché dopo tutto io non ho bisogno di nessuno per essere completo. Io mi completo da me stesso e al massimo posso avere qualcuno con cui condividere la mia completezza. E lei rise perché capì il senso di quello di cui stavo parlando. E in quel momento vedo arrivare un altro mio amico che si era portato dietro una ragazza che avevo conosciuto qualche settimana prima. La chiameremo Silvianas. Quella ragazza, cavolo, sarà figa. Anche se nemmeno lei ha tette. Oh, sono proprio veramente sfigato queste tipe, ma non c'hanno mai tette. Si avvicina anche lei a me, ci salutiamo e tutti insieme entriamo dentro la discoteca. All'inizio parlo un po' con Silvianas del più e del meno, perché dopo tutto era un paio di settimane che non ci vedevamo. E poi tra un drink e l'altro andiamo tutti a ballare in pista e io mi diverto tantissimo. Mentre ballo con Jimmy e i miei amici, Silvianas spesso si avvicina a me. Ballando mi colpisce apposta, cerca di farsi notare da me, insomma sono tutti segnali che potrebbero significare che lei magari è interessata a me. Di conseguenza ballo un po' con lei, ma continuo comunque a ballare un po' con tutti. E poi vedo la cugina di Jimmy, lì da sola, che balla da sola. È un po' esclusa dal gruppo perché dopo tutto nessuno la conosce abbastanza, nessuno ha così tanta confidenza da magari prenderla e ballarci. Ma io non ho paura di ballare con una ragazza che magari non conosco. E poi in ogni caso in realtà la conoscevo, perché comunque la sera prima siamo stati a parlare per 3 ore. Quindi vado da lei, le ho preso le mani e abbiamo iniziato a ballare un po'. Praticamente ho cercato semplicemente di farla sentire parte del gruppo, cioè ho cercato di farla divertire, perché dopo tutto era lì da sola un po' al telefono o ballava comunque per conto suo. E una certa cambiamo pista da ballo. Qui per un po' Silvianas non c'è stata perché è andata a salutare altre sue amiche e altre persone che conosceva. Ma la cugina di Jimmy era sempre dietro di me, dietro al gruppo, dietro di me, sempre in disparte che stava col cellulare. Capivo che non si stava divertendo. Poi Silviana storna e tra tutti i posti in cui poteva andare si va a piazzare esattamente vicino a me. Continuiamo a ballare un po', ma dopo un tot vedo che anche lei si sta stufando. Quindi ho deciso di prenderle per i fianchi e andarle a portare a fare un giro. Ora vi devo dire che mi sentivo fighissimo, perché avevo da una parte Silvianas che tenevo per il fianco e da un'altra parte
la cugina che tenevo per l'altro fianco. Quindi ho camminato con queste due tipe, una alla mia sinistra e una alla mia destra. Vi giuro, mi sono sentito tipo un dio. Come quelli che usano il codice OctiPFI nello shop, vi sentirete proprio così. Ci siamo seduti in una cupola e abbiamo iniziato a parlare. Abbiamo passato tutta la sera a parlare da quel momento in poi, tutta la sera. Cioè, o almeno loro parlavano, io ascoltavo. A me piace di più ascoltare le persone che parlare, perché quando una persona parla, io l'ascolto, lei si sente bene in mia compagnia, si sente realizzata, si sente ascoltata, si sente capita, e di conseguenza, stando bene in mia compagnia, vorrà passare altro tempo in mia compagnia. E la cugina di Jimmy ha parlato tantissimo quella sera, dei suoi ex morosi, del posto in cui vive, dei suoi sogni, di quello che vuole fare più in là. Poi mi ha chiesto anche, tra l'altro, qual è il mio tipo di ragazza ideale. Voleva fare la furbetta e scoprire se rientrava in questa categoria, ma non ha ricevuto risposta. E anche mentre parlava, tra l'altro, la cosa più divertente è che mi fissava quando magari parlava Silvianos, magari parlavo io, comunque lei mi fissava, cioè guardava verso di me sempre. A una certa ci siamo resi conto che la discoteca stava per chiudere, quindi dovevamo dirigerci verso gli altri, riunirci all'altro gruppo e poi andare verso l'uscita, uscire e tornare a casa. E qua è successa una cosa che non mi è mai successa nella vita mia. Lei mi si avvicina e mi dice: è stato veramente un piacere conoscere una persona come te, mi sento veramente capita e ascoltata. Io le ho risposto semplicemente che a me piace ascoltare le persone e che se lei avesse avuto voglia di raccontarmi ancora qualcosa, mi avrebbe fatto piacere starla a sentire. Nessuna persona in vita mia si era mai avvicinata a me per dirmi: è stato un piacere conoscerti, vi giuro. La sera dopo avremmo fatto festa a casa di un mio amico e sarebbe stato da lì che sarebbe successo tutto il disastro. Io guidavo quella sera, quindi dovevo andare a casa a prendere tutti e poi a riportare tutti. Vado a prendere la tipa con cui Jimmy si sentiva, poi vado a prendere Jimmy e sua cugina, dopodiché vado a prendere un'altra ragazza che doveva esserci. Mentre aspettiamo questa ragazza, eravamo nel suo parcheggio e tutti scendono dalla macchina, soprattutto Jimmy e la tipa con cui si sentivano, per fumarsi una sigaretta. La cugina però, che anche lei fuma, in quell'occasione non voleva fumare, no? Lei cosa ha fatto? Lei era seduta dietro, ha preso e si è seduta davanti, dove prima c'era la tipa con cui ci provava Jimmy. Si siede vicino a me, mi tira un pugnetto sulla schiena e inizia a chiedermi le solite cose, come va, come stai, cosa hai fatto, eccetera. Io le dico che avevo una sorpresa per lei. Volevo regalargli la seconda parte della collanina, il pezzo mancante, ma non per qualche motivo particolare, non perché mi interessasse o robe, ma semplicemente perché lei mi aveva chiesto: ma chi è che ha l'altro pezzo? Ed è una cosa che mi ha stupito. Quindi, nonostante lei mi facesse un sacco di domande per scoprire cos'era, io chiaramente non volevo dirglielo, ma se no che sorpresa è. Tra l'altro, in quel momento mi balenò in testa un'idea: siccome Jimmy il giorno dopo riprendeva a lavorare, sua cugina sarebbe rimasta a casa a non fare nulla. Al che io gli ho chiesto: ma cosa fai domani? E lei mi fa: siccome lui va a lavorare, io probabilmente starò tutto il tempo a casa perché dovevo andare con mio padre e con mia mamma magari a fare un giro a Padova, ma alla fine penso che non ci andremo, quindi starò a casa ad annoiarmi. E il modo in cui l'ha detto mi ha fatto proprio capire che era un palese: ti prego, invitami ad uscire. E io, che non sono stupido, ne ho approfittato di Amine. Le ho detto: guarda, se vuoi domani passo di mattina a prenderti, vieni a casa mia, facciamo la live insieme. Io devo andare in live, quindi facciamo la live insieme. Io starò a giocare e tu sarai lì a leggere con tutti, a parlare con me, almeno così non sarai da sola e passerai una giornata a divertirti comunque. Lei super contenta, entusiasta, sì, ma come funziona fare le live? Ma quanti spettatori hai? Ma mi vergogno, ma non so se sono capace. Ma era veramente contenta. A me faceva strapiacere, perché dopo tutto la salvavo da una giornata di noia. Io così avevo una persona vicino a me, ci saremmo divertiti in live insieme, tenendoci compagnia a vicenda, e anche voi sicuramente vi sareste divertiti di più. Arriviamo a casa della persona da cui avremmo dovuto passare la serata, 4 maschi e 4 femmine. Io non sono neanche seduto vicino a lei, cioè di tanto in tanto mi guardo intorno e vedo che, come al solito, lei la maggior parte delle volte mi sta guardando o guarda nella mia direzione. Siccome tutti tranne me dovevano guidare, tutti iniziano a bere, eppure lei beve tantissimo. Tra una cosa e l'altra, Jimmy e la tipa si buttano in piscina a limonare. Quindi complimenti per Jimmy. Io allora cambio posto, mi metto vicino alla Siria, che è la ragazza che ho conosciuto al mare, a Rosolina, ne ho già parlato nel video del mare. E mentre parlo con la Siria e Ricky, la cugina continua a toccarmi il ginocchio e dirmi: dai, andiamo in piscina. Ora, in piscina c'era Jimmy che limonava con la sua tipa, c'era il proprietario della casa che limonava con l'altra tipa. Io gli faccio: no, non ci vengo in piscina con te. Vi vorrei ricordare, tra l'altro, che lei non è che è il mio tipo, non mi interessa, fisicamente non mi prende, anche caratterialmente non è che la conosco così bene. Ma lei stra insiste, tipo mi fa gli occhietti dolci, le labbra così, e mi fa: ma dai, ma io ti vibi, ma andiamo in piscina. E tra una cosa e l'altra, Ricky e la Siria decidono di andare a farsi un giro
giro, quindi io ero rimasto da solo seduto al tavolo insieme a lei che continuava ad insistere per andare in piscina. A una certa l'ho accontentata, gli ho detto andiamo in piscina. Lei scatta per andare verso Jimmy, gli dice qualcosa nell'orecchio che io non ho mai saputo e Jimmy mi guarda tipo sì, grande, grandissimo bro, io non capivo di cosa stesse parlando. Dopodiché lei si avvicina verso di me e siccome l'acqua era freddissima, io stavo tremando, lei si avvicina tantissimo per riscaldarmi. La mia mano era intorno al suo fianco perché così saremmo stati più vicini mentre lei cercava di riscaldarmi e mentre parlavamo. Ora, lei parlava a voce altissima perché era un po' ubriaca, ma a quell'ora non andava bene parlare con quest'alta voce, quindi gli ho detto di abbassare la voce e lei si è messa a parlare più piano e si è avvicinata verso di me per parlare più piano. E sapete come funzionano queste cose, le nostre labbra erano vicine e così è successo. Abbiamo iniziato a limonare. L'ho fermata praticamente subito, non sono una persona che si approfitta delle tipe ubriache e soprattutto lei non era assolutamente il mio tipo, non mi interessava. Lei un po' seccata mi propone di fare il gioco dell'impiccato per indovinare quello che era la sorpresa che io volevo farle. Quindi la parola era collanina e ogni volta che sbagliava lei diceva ah cazzo ho sbagliato, punizione, e si avvicinava verso di me per limonare, tipo quella era la sua punizione. E il bello è che sbagliava le parole 7 volte di fila apposta, tipo ha detto la lettera T 4 volte di fila, che alla quarta io, dopo che ho capito che lo stava facendo apposta, gli ho detto no, l'hai già detta, andiamo avanti. Ogni volta limonavamo, ogni volta che sbagliava, e lei ha fatto praticamente tutte le lettere dell'alfabeto. Probabilmente lei aveva già capito la parola ma sbagliava apposta, in modo da limonare, e io la dovevo fermare e continuare col gioco. Quando ho indovinato poi la parola era al settimo cielo, cioè veramente mi ha preso la testa, ha iniziato a stringermi a sé ma contemporaneamente spingeva in avanti, quindi io avevo lei che mi tirava verso di sé per limonare e dall'altra parte avevo il bordo della piscina e lei continuava a spingermi anche verso il bordo facendomi male alla testa, tanto che a una certa ho dovuto fermare l'azione. Sempre tra una chiacchiera e l'altra in piscina lei mi diceva che siccome avrebbe dovuto iniziare a decidere quale università frequentare, perché lei ha un anno o due in meno di me, era indecisa se farla a Padova o se farla comunque in un altro posto. E poi siamo dovuti uscire dalla piscina perché era l'ora di tornare a casa, e mentre le ragazze erano in bagno a cambiarsi Jimmy si avvicina da me e mi fa grandissimo bro, mi ha detto che domani passerà la giornata con te, quindi ho capito quello che le aveva detto prima in piscina, cioè lei era stracontenta di passare il giorno dopo con me. Quando escono dal bagno le ragazze, in quel momento la Siria e Ricky stavano tornando, io corro verso la Siria e la abbraccio per praticamente un minuto perché mi era mancato, gli ho detto dove sei stata qua là? E mentre io ero abbracciato alla Siria, la cugina ci ha fissati malinconica per tutto quel tempo, e me l'ha detto la Siria perché io ero di spalle e non la vedevo. Saliamo in macchina perché è arrivato il momento di riportare a casa tutti e la cugina si mette di sua spontanea volontà davanti. Ora c'era parecchia strada da fare perché la tipa di Jimmy abita a mezz'ora da dove eravamo noi, quindi mezz'ora di strada, arriviamo, Jimmy esce dalla macchina per accompagnare la sua tipa e io ero là con sua cugina lì che dormiva davanti, però dormiva scomoda, appoggiata allo schienale, insomma sulla sua mano. Io ho preso la felpa che tengo in macchina e gliel'ho messa della serie tipo cuscino, gli ho detto tieni questo che sicuramente stai più comoda. Portati a casa tutti, torno a casa, mi metto a dormire, ignaro completamente di quello che sarebbe successo nei giorni a seguire. La mattina seguente le ho scritto su Instagram per accordarci di quando sarei andata a prenderla, perché dopo tutto io avevo capito che avremmo fatto la live insieme, quindi gli ho scritto, ma non ha mai visualizzato. Quindi io ho proseguito normalmente la mia giornata, sono andato in live, poi sono andato in palestra tranquillissimo. Tra l'altro verso mezzogiorno io ne parlavo con Luca, proprio 30 minuti prima di partire per la live, raccontandogli delle cose successe la sera prima, e lui mi disse ma lei è bellissima, ma com'è che ne parli così distaccato, così menefreghista, eccetera eccetera, come se non me ne importasse niente di lei. E dopo tutto era così, perché ripeto, lei non era il mio tipo, non mi interessava. Quella sera ha fatto tutto lei. Cioè, vi faccio sentire l'audio di Luca. Cioè, eri strattaccato magari per dirti a quella che è andata in America, non mi ricordo mai come si chiama, e questa che è molto, ma molto più bella, non... cioè, sembri tipo... Sì. Una trombo. Quella sera ci siamo trovati al bar e io e lei non parlammo mai. Lei mi stava stradistaccata ed era super gelida. Sentivo nell'aria che qualcosa non andava. A fine serata quindi gli ho scritto su WhatsApp. Gli ho detto che mi è dispiaciuto non aver parlato mai con lei tutta la sera. E lei mi ha risposto sempre fredda, gelida e distaccata. Il giorno dopo saremmo andati tutti al bowling. A una certa mi sono avvicinato a lei. Le ho chiesto come stava, se si fosse ripresa e come ha passato la giornata. E le sue risposte erano secche, fredde e gelide ancora una volta. Ho capito che non voleva che le parlassi. Quindi mi sono allontanato e lei si è allontanata e ho passato la serata distante da lei a divertirmi comunque con gli altri miei amici, ma dentro di me stavo un po' male perché sentivo che qualcosa non era più lo stesso.
Il giorno dopo ancora decisi di non uscire con loro, anche perché dovevo uscire con Silviana, che era molto contenta di vedermi, ma questo lo teniamo per un altro video. E poi arrivò il giorno finale perché poi quella notte lei sarebbe partita. Sarebbe partita per tornare nel posto in cui abitava. E siccome erano 8 anni che non veniva qui a Padova, sicuramente non sarebbe tornata molto presto, a meno che comunque non decido di fare l'università qui. Andiamo tutti in discoteca, non ci siamo mai parlati, mai, non abbiamo mai ballato insieme, magari eravamo vicini, ma non stavamo ballando insieme. Non c'era neanche il coraggio di guardarsi negli occhi. E io non sono mai andato da lei, sapevo che non voleva che io andassi da lei, me lo sentivo dentro. E tra un malinteso e l'altro, Jimmy e sua cugina andarono via quella sera prima e senza salutare tutti. Lei quella notte partì e io non ebbi mai l'occasione di salutarla dal vivo come si deve. Nemmeno un ciao, niente. Non le ho mai potuto dare quel pezzo di collana che adesso è qui. Lei è stata la ragazza che mi ha fatto andare via di testa. Non era il mio tipo fisicamente, non la conosco di carattere, ma dentro di me sento di essere pazzo di lei. Sento che qualcosa dentro è cambiato un sacco. E veramente mi stupisco di come una come lei sia riuscita a prendere me, perché lei non era assolutamente il mio tipo di tipa. Per nulla. Però c'è riuscita. E probabilmente è colpa di quel suo sorriso così bello. Ora voglio spiegarvi dietro le quinte di quello che è successo. Come mai lei ha fatto quello che ha fatto? Lei era persa di me. Mi fissava sempre, mi si avvicinava sempre, mi toccava sempre, mi raccontava sempre un sacco di cose. Lei stava bene con me, si sentiva bene con me. Quella sera da ubriaca, si sa che l'alcol toglie i freni, lei si è tolta i freni e si è lasciata andare. Ma il giorno dopo si è resa conto di una cosa. Si è resa conto di cosa andava incontro. Lei non abita a Padova. Lei sarebbe dovuta partire, ma io sarei rimasto qui. Io non sarei andato via con lei. Lei sarebbe partita, ma senza di me. Sarebbe tornata alla sua vita, con i suoi amici, con le sue amiche, con la sua compagnia, con la gente che conosce, ma senza di me. Non ci sarei stato io ad ascoltarla, a sentirla parlare, a discutere con lei di qualsiasi cosa, a ballare con lei. Io non ci sarei stato. E starmi ancora vicino dopo aver realizzato tutto questo le avrebbe fatto solo che più male. Si sarebbe fatta male da sola stando vicino a me. Quindi, piuttosto che illudersi inutilmente, ha deciso di essere gelida, di distaccarsi, di far finta che nulla sia mai successo. Allontanarci sarebbe stata la cosa migliore. Far finta di niente, dimenticare tutto, perché quello magari era un modo per farsi passare via prima tutto. A suo cugino lei ha detto che si allontanava perché non voleva che io mi illudessi. Ma io non sono mai stato illuso. Non mi è mai interessato di lei, mai. Fino in quel momento in cui lei è diventata gelida con me. E la chat con Luca ne è la prova. Non me ne è mai fregato nulla. Anche dopo averci limonato, non me ne fregava niente. Ma dopo che è diventata gelida con me, tutto è cambiato. Perché quando mi sono reso conto di aver perso ciò che fino a quel momento avevo, di quando non potevo più ascoltare le sue storie, i suoi racconti, e di quanto bene mi sentissi ad ascoltare le cose che aveva da dirmi, e di quanto valesse per me il tempo che io passavo ad ascoltarla e a prenderla in giro per i suoi modi di dire strani e per il suo accento strano. In una sola settimana di tempo, anzi in realtà in 3 giorni, lei è riuscita a prendermi tantissimo. E fidatevi, prendere uno come me, gelido, distaccato, freddo con tutti in generale, è un'impresa difficilissima. Lei rimarrà sempre dentro di me. Tra un mese, a forza di conoscere altre persone, altre ragazze, altri amici, la vita va avanti. Sicuramente lei non sarà più così importante, non sarà più così al centro dei miei pensieri. Ma ciò non toglie che lei rimarrà sempre dentro di me. Mi ricorderò sempre di quei momenti, di quei sorrisi e di quelle parole. Ora ho cancellato la nostra breve chat di WhatsApp, ho smesso di seguirla su Insta. Andremo avanti per le nostre vite separate, perché siamo passati dallo stare bene all'essere delusi, da perfetti insieme a perfetti sconosciuti. Aspettavo l'estate, ma non mi aspettavo te.